dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Qual vantaggio infatti avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima? O che cosa l'uomo potrà dare in cambio della propria anima? Poiché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e renderà a ciascuno secondo le sue azioni. In verità vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non morranno finché non vedranno il Figlio dell'uomo venire nel suo regno. Un caro saluto da Don Giovanni Vaccaro, aiuto pastorale nelle parrocchie di Moneglia. Nel racconto dell'Evangelista Matteo, al capitolo 16, Gesù per la prima volta annuncia la sua passione, per la prima volta rivela ai suoi discepoli che avrebbe dovuto soffrire e addirittura essere ucciso. E quasi immediatamente dopo questo primo annuncio della passione troviamo l'invito che abbiamo ascoltato, l'invito ai discepoli a prendere la propria croce. Mi pare davvero un invito che non dobbiamo banalizzare, ma che va accolto anche nella sua drammaticità. Non è certamente un malcomune mezzo gaudio, perché appunto Gesù ha appena detto io dovrò soffrire, e allora vabbè, visto che devo soffrire io, soffriamo un po' tutti e facciamocene una ragione. Ecco, lo sguardo evangelico è uno sguardo che ci educa invece ad un estremo rispetto della fragilità, della fatica, della sofferenza. Allora mi colpiva come questo accostamento che Gesù fa tra il perdere la vita e il trovare vita. Insiste Gesù su questo perdere la vita e mi sono chiesto che cosa intende Gesù, perché non è semplicemente l'esperienza della morte, no? che conosciamo, la morte fisica. E Gesù dice in particolare chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Ecco, due volte ripete questo perdere la vita, e qui c'è in questo perdere un verbo un po' particolare che mi sembrava significativo. In greco è il verbo apollumi, che ha in sé l'idea di una separazione, di una rottura, e che spesso è usato anche in senso forte, in senso fisico, addirittura evoca una violenza. Per fare solo un esempio, il re Erode, quando nei Vangeli dell'infanzia vuole togliere di mezzo Gesù bambino, ecco lì troviamo lo stesso verbo. E allora, ecco, questo perdere la vita ci richiama a una ferita, a una frattura che in modo diverso ci tocca tutti e ci può toccare tutti in tanti modi nel corso della nostra esistenza. E Gesù non promette ai suoi discepoli, a chi lo segue, a chi prende la sua croce, ecco, tu non perderai la vita, tu non dovrai passare attraverso fratture, ferite, strappi. Ma ecco, piuttosto Gesù ci dice che proprio in quelle ferite, proprio in quegli strappi, proprio in quella vita persa, proprio in quei tanti modi in cui ci può capitare di perdere vita, di che ci siano magari strappati dei pezzi di vita, ecco, proprio lì, dice Gesù, paradossalmente è possibile trovare vita nuova. E allora l'invito a prendere la propria croce non è l'imposizione di un fardello, ma diventa la promessa
di un modo nuovo, di uno stile nuovo per affrontare quelle perdite di vita, quelle fratture, quelle ferite che rischiano di schiacciarci, ma che possono diventare il luogo nel quale Gesù ci fa, trovare vita nuova. E allora nella nostra preghiera chiediamo questo, che la vita persa possa diventare per grazia vita ritrovata. Un saluto a tutti e arrivederci a domani.